venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dar testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levita a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo. Allora chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato? Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete dritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. Domenica della gioia, domenica di un'attesa di un giorno luminoso che venga a rendere nuova la nostra vita, a squarciare la notte. Avete sentito Paolo che ripeteva: siate lieti sempre. E uno dovrebbe dire a Paolo: Paolo, tu avrai pure ragione. Ma noi teniamo un sacco di guai dalla parte del cervello, come si fa ad essere lieti sempre? E poi, con la situazione nazionale, internazionale, la crisi, il rumore di devastazioni etiche, la precarietà del quotidiano, siate lieti sempre. È davvero una bella scommessa, una bella parola, ma diventa in qualche maniera quasi un controcanto in vista del quotidiano che dobbiamo vivere, che è così pesante. Eppure la parola di Dio non ha paura, non ha coraggio, non gli manca coraggio nell'investire nella nostra storia proprio la forza di una parola che sia in controordine rispetto alla quotidianità malata. Siate lieti, siate lieti. Il Natale sta per arrivare e certamente, più che essere una festa di calendario, ricordatelo sempre, lo ripeterò alla noia, è una festa e una celebrazione dell'anima. Più che essere un fatto di luminosità esteriore, fatta di lampadine colorate, di avvenimenti che raccontano all'infanzia la suggestione di un avvenimento, che sta bene che glielo racconti. È una festa di luce che riscalda l'anima e che rende positivo il percorso di occhi che sanno guardare in maniera diversa la vita. Siate lieti. Dove puntare questa concretezza, questa promessa? Come affrontare questa parola con la volontà di aderire al comando del Signore e fare conti però con la realtà, che invece ci costringerebbe al lutto, al lamento.
Ebbene, proprio l'essere liete, lieto, lo sperimentare la gioia come condizione è un attributo fondamentale del credente, il quale sa piangere, perché sa condividere il dolore del mondo, il suo, lo vive profondamente, perché sa che cosa significa il patire, ma proprio perché ha incontrato Dio nella sua vita, sa dare una ragione anche al dolore, sa dare un senso e una direzione anche al suo percorso di sofferenza. Mette luce là dove ci sono le tenebre e date il nome a questa tenebra, vestite questa tenebra di un nome, in modo che di volta in volta vedere Natale che arriva e vedere, come dice l'Apostolo nel momento in cui ci annuncia l'ingresso di Gesù nel mondo, così come fa Giovanni, no? Venne un uomo mandato da Dio, parla di Giovanni Battista, egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce. Bellissima questa impresa, testimoniare la luce. Vestire, cioè, concretamente, qual è il disagio della nostra esistenza, con un nome, gli daremo un nome, un indirizzo, una collocazione in ragione di questa luce. Perché, vedete, che il bambino venga nella culla, che venga a raccontare che non si soffre più, e poi ci dobbiamo guardare intorno e dobbiamo vedere che la sofferenza rimane, che la notte sembra essere senza soluzione, che i bambini vengono uccisi e seviziati, che le persone non trovano collocazione serena in una società che pensa di sostenere sempre più forti e di dimenticarsi dei più deboli, che comunque esiste la precarietà dell'ordinario. Beh, che io dica non si soffre più, ma la sofferenza resta, finisce per essere un'illusione. Io, se do un nome, un indirizzo, una collocazione precisa al mio dolore e spero in una liberazione, farò Natale. Sentite che cosa dice Isaia nella prima lettura, quando annuncia la venuta del Messia. Sentite come parla chiaro, senza mezzi termini, quando dice nella visione del Messia, messianica che ha, qual è il compito, la vocazione, la missione del Messia, cioè dell'unto di Dio, che è il Cristo che viene per noi, che crediamo in Lui, nella nostra storia. È Lui che ce lo dice, proprio il Messia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato e mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai popoli. Natale è una bella notizia data ai poveri. E poi aggiunge: a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore. Cioè, ci sono dei luoghi che chiaramente si esaltano in ragione di una promessa. Vedete, io sono venuto per liberare, io sono venuto per dare un lieto annuncio ai poveri. Bellissima questa immagine. Natale è una bella notizia per coloro che la sanno acchiappare. Ovviamente, quando si parla di povertà nella Sacra Scrittura, non si intende immediatamente la povertà da mezzi, di cose, ma una disponibilità del cuore particolare, come quella di Maria, che ha cantato il Magnificat, e noi l'abbiamo pregato con lei durante la preghiera del Salmo. Una condizione che è premessa per superare la notte, che è quella, cioè, che ci permette di vincere ogni ostacolo, ogni problema, ogni sofferenza, la condizione interiore di povertà, dove per povertà non significa miseria d'animo, ma significa apertura, libertà interiore. Io sono venuto a portare una lieta novella, un bellissimo annuncio a coloro che hanno il cuore pronto a ricevere. Prima domanda: posso fare Natale se non sono povero di Dio? Sicuramente no. Può essere una festa di calendario, ma Natale non viene.
Natale verrà soltanto chi avrà fatto una scelta, che Dio è più importante del resto, perché altrimenti la gioia del suo annuncio non c'è. Natale verrà soltanto per chi comprenderà che proprio la venuta di Dio nella sua vita può dare un senso e un orientamento alla propria storia. Con questo non significa che le sofferenze non finiranno, con questo non significa che le difficoltà non ci saranno, con questo non significa che io non andrò mille volte a sbattere con la testa in faccia al muro, ma significa che io, in ragione di Lui, forte di Lui, sarò corazzato, forte, per affrontare la notte e aspettare che l'alba fiorisca nella mia vita. Vi mando un lieto annuncio, poveri, poveri come Maria, poveri come Isaia, come Maria appunto, come Giovanni Battista, e Maria certamente non ha avuto una vita facile, non l'ha avuto Isaia e certamente non l'ha avuto Giovanni Battista, per cui uno dovrebbe quasi, quasi, pensare che è meglio che Dio non ci scelga, perché se ci sceglie ci mette la gioia nel cuore e neppure la possibilità sembrerebbe di avere una vita facile. Eppure questa ricchezza, che non è una bacchetta magica, non è il mago Zurlì che viene a risolvere i problemi, ma è la quotazione della speranza della nostra vita, è la rivoluzione di senso che do ai miei pensieri, è la forza d'animo che mi permette di interpretare la storia in maniera diversa. E per coloro che hanno la qualità, la quantità, la larghezza e la profondità per poter accogliere la sua parola. E Isaia continua e dice, è una parola plastica, con una poesia straordinaria. Io verrò a fasciare le piaghe dei cuori spezzati. Mamma mia, che potenza, mamma mia. Io vengo a fasciare le piaghe dei cuori spezzati. Natale come compassione di Dio sul nostro dolore interiore, i cuori spezzati, l'amore che non trova risposta, il cuore tradito, il cuore ammalato. E badate bene che con cuore dico la mia esperienza, la mia storia, la difficoltà di pensare al futuro. Io vengo a fasciarlo, ad abbracciarlo. Badate bene che questa tenerezza di Dio la posso cogliere soltanto se credo in Dio e se credo in un Dio compassionevole. Non sarà Natale perché mangeremo il capitone e il baccalà fritto. Sarà Natale se quel bambino che nasce per me è la soluzione, non magica, di tenerezza nella mia vita. Io capisco i problemi, mi rendo conto che i problemi che ci sono. E mi rendo conto che i problemi a volte ci allontanano dalla realtà. Ma possibile che già adesso, noi che ci diciamo credenti, che lo dicano gli altri, e va bene, che lo dicano gli altri, e va bene. Non è una colpa, perché non conoscono una parola così straordinariamente capace di cambiarti il vocabolario. Che lo dicano gli altri. Forse è colpa anche nostra che non gliel'abbiamo saputo comunicare, ma che noi già stiamo dicendo da oggi. Non vedo l'ora che passano queste feste. Che noi stiamo dicendo già da adesso queste feste, ma perché stiamo dicendo non vedo l'ora che passano queste feste? Perché abbiamo dato tutto un altro valore a queste feste. E allora la casa piena di gente, sa da mangiare, sa da fare, tutto giusto, ma non vedo l'ora. Quasi affrontiamo questo tempo di grazia stressati prima che incominci. E figli miei benedetti, veramente uno non dovrebbe dire, in ragione di questa mentalità, è Natale, non si soffre più, no, è Natale, ma piglia una dose di sofferenza. Ma se Natale viene per fasciare i cuori spezzati, infatti, come posso pensare che sta festa da passare? Come non fare di questa profezia una visione della mia vita? Una condizione della mia anima, una speranza. Maranatà, vieni Signore Gesù, vieni, che solo se vieni tu nel mio cuore ci sarà pace. Io sono venuto e verrò a proclamare la liberazione degli schiavi. Mamma mia.
Vi sto chiedendo che un po' di schiavitù mia deve finire, non la so la vostra, ma visto che voi vi tra tante catene sciolga anche qualcuna delle mie, e voi pensate che ci sta soltanto la schiavitù, quella la dice dopo, la scarcerazione prigioniera. Qua parla di altre schiavitù, ognuno sa le sue, ognuno sa le sue. E lui viene per liberarci dalla schiavitù. Natale come potenza di una provocazione significativa nella nostra vita, quasi a volerci dire a 10 giorni dal celebrarlo, visto che tu sai quale schiavitù hai, visto che la sai, puoi fare Natale se questa schiavitù non facciamo in modo di superarla? E visto che sei schiavo da anni di questa condizione, perché non sfrutti questo tempo favorevole per farti un regalo? Cambia vita dicendo la verità, visto che vivi di menzogne. Cambia vita provando ad essere fedele, visto che il mondo invece ti ha insegnato che più tradisci, più godi la vita. Vinci la schiavitù se pensi ogni giorno che non è che puoi stare bene soltanto tu e pensare solo a te stesso, ma di condividere un po' con gli altri. Per scarcerare i prigionieri e promulgare un anno di gioia, un anno di grazia, a saperle che Gesù viene per tutte queste cose e non viene soltanto per l'albero di Natale, che pure è bello. A sapere che Gesù viene a bussare alla porta del tuo cuore per dare un significato di cose vere agli avvenimenti che vive. Guardate, figli miei, il problema non è quello di vivere il Natale civile, sociale, immaginifico. Poi il problema è la proposta a chi crede. Non è che siamo obbligati, non ce l'ha ordinato Omiere, non è che ci ha detto guarda che se tu non ti prendi una festa di Natale all'anno e uno di Pasqua non stai bene in salute, non c'è sta scritta nessuna parte. Sta dicendo ai credenti, a coloro che dicono di credere nel Gesù di Nazaret, fidatevi di me, fidatevi e vincerete la notte. Io vengo per questo, per cambiare il vostro vocabolario. Io capisco i problemi, ma perlomeno in questo periodo sforziamoci a sorridere un poco in più ogni tanto. Io capisco le difficoltà nostre, ma ogni tanto una carezza a chi ci sta vicino non fa male. Io capisco l'ansia del momento, correre, correre, ma ogni tanto fermarsi un attimo e dire dove sto andando non fa male alla salute. Io mi rendo conto che la vita è piena di problemi, ma ogni tanto ringraziare il Padre Eterno per questa vita che abbiamo avuto vale la pena, soprattutto perché non sappiamo quanto tempo ancora va bene. Viene Natale, ma vorrebbe che quando viene Natale ci provasse ad aspettare Lui, non altro, perché altrimenti Natale non viene. Sarà una festa come tanti, sarà una giusta adorazione del vitello d'oro, ma non del bambino che vuole portare pace nella nostra vita. E la pace arriverà soltanto se c'è la perfetta sintonia tra gli angeli in cielo e gli uomini sulla terra, se il canto di quelli che stanno sopra si unisce alle attese di quelli che stanno sopra, altrimenti è un concerto stonato. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola. Credo in un solo Dio.